siamo alla terza edizione dell'evento Hub Costruzioni Edilizia Real Estate organizzato dal gruppo Economy. Abbiamo come graditissima ospite Paola Marone, che è presidente di Feder Costruzioni. Presidente, una prima domanda, diciamo, macroeconomica. Quali sono dal vostro punto di vista i principali ostacoli alla rigenerazione, quindi agli interventi di rigenerazione edilizia che riguardano la filiera delle costruzioni che voi rappresentate? Allora, noi rappresentiamo una filiera che negli anni scorsi è stata una filiera che ha prodotto, pensi soltanto nell'anno 2022, 600 miliardi di produzione a 3 milioni di occupati, riportando dati straordinari, una crescita del 19,6% in termini produttivi e del 9,3% in termini occupazionali. Oggi chiaramente ci confrontiamo con una serie di criticità che abbiamo intorno a noi e sono rappresentate innanzitutto, diciamo, dallo stop agli incentivi e bonus fiscali, alle criticità molte volte che abbiamo nella realizzazione del PNRR, che quindi va monitorato affinché rappresenti quella straordinaria occasione per il nostro territorio. Dall'altra parte ci confrontiamo con l'inflazione che sta diminuendo ma che è ancora a livelli alti, al costo del denaro e quella che deve essere la tutela del Made in Italy per quelle che sono poi le produzioni della nostra filiera in ambito europeo. Ok, dunque dal punto di vista invece di quegli strumenti, diciamo, che Feder Costruzione può mettere in campo, sta mettendo in campo per affrontare, per smussare questi ostacoli? Per la legge sulla rigenerazione urbana di cui abbiamo parlato stasera, quindi il disegno di legge del senatore Gasparri, noi abbiamo preparato una serie di note integrative affinché questo strumento, che noi reputiamo molto positivo nel suo impianto, sia realmente una legge quadro, quindi che non vada ad ostacolare le leggi regionali e che quindi sia semplicemente una cornice nella quale vengono raccolte poi tutte quelle che sono le legislazioni invece delle singole regioni, che ci sia all'interno di questa legge, soprattutto sia per gli investimenti privati che per quelli pubblici, la dichiarazione di interesse pubblico per tutte quante le operazioni, al fine di poter fare in modo tale che la burocrazia poi non vada a frenare e che ci siano invece dei vantaggi per chi investe sul territorio. Noi reputiamo fondamentale che venga varata in tempi rapidi, anche perché si viene richiamato il PNRR all'interno di questo disegno di legge. Il PNRR è in corso e noi sappiamo che abbiamo tempi molto stretti perché si deve concludere entro il 2026, quindi noi ci auspichiamo che tutto avvenga in tempi rapidi.